Le parole della convivenza, Offenes Wort, è il titolo della 3 giorni organizzata al Centro Pastorale di Bolzano dalla Fondazione Alexander Langer nel ventennale della morte del politico e pacifista altoatesino. Occasione per ricordare la figura di Langer e approfondire molte delle tematiche che furono alla base della sua battaglia politica e sociale. Stamani è stato presentato anche il libro Oltre Caino e Abele, rilettura di uno dei testi più noti di Langer, il Decalogo della convivenza. Convegno che rientra nell'ambito delle tante iniziative nel ventennale della morte di Langer. Abbiamo passato il mese di luglio con un viaggio a Sarajevo, Srebrenica e Tuzla, perché volevamo unire i 20 anni del genocidio di Srebrenica con i 20 anni della morte di Alex, e abbiamo approfittato per ricostruire il lavoro imponente che Langer fece col Parlamento europeo e con decine di associazioni per cercare di fermare quella guerra che stava assumendo dei livelli di violenza altissimi, poi culminati nel genocidio. E questa, invece, queste 3 giornate abbiamo riunito un po' le reti con cui lavoriamo sul tema dei profughi e con Srebrenica, per fare un bilancio assieme loro del lavoro fatto, insieme ai ragazzi di Srebrenica logicamente, e capire come andare avanti.